Bella a tutti raga, qui Ice, benvenuti in questo video. Oggi vi spiego come detectare un cheat in .jar con tre metodi differenti. Ovviamente ci sono molti più metodi, però vi spiego questi tre perché sono quelli che, diciamo, più basilari, che bisogna assolutamente sapere. Premetto fin da subito che non vi andrò, diciamo, a spiegare oggi i cheat in .jar intesi come mod, perché ho già dedicato un video a riguardo. Come esempio, diciamo, di cheat, oggi utilizzo il 7clicker, lo conoscete tutti, è un clicker più vecchio di mia nonna. E nulla, una volta aperto e chiuso, iniziamo subito. Primo metodo, si basa sul detect della creazione del file genativhook nella cartella temp. Se andiamo nella cartella temp, lasciate stare il vecchio flag, cioè il vecchio flag, il vecchio test. Questo qui è stato creato da un test precedente che ho fatto letteralmente un minuto prima. Poi ho scazzato, diciamo, dicendo una frase e ho detto vabbè, sti cazzi, ricominciamo. Questo qui è quello che ci interessa. File per l'appunto genativhook randomNumbers.dll è stato creato all'interno della cartella temp. Perfetto. Qui già potremmo parlare di una detection valida per quanto riguarda per l'appunto clicker in .jar, anche se io non mi accontenterei di questa per un semplice motivo. Fa schifo, nel senso che se qualunque player va qui e va ad eliminare, shift cancellare da qui il genativhook, voi siete fregati perché non c'è più. Anche questo ovviamente potrebbe essere cancellato, non c'è più genativhook, non avete più la prova che il player ha aperto per l'appunto un clicker, in questo caso il 7clicker in .jar, un cheat in generale ovviamente in .jar. Come facciamo a detectarlo? Beh, molto semplice. Invece di andare ad utilizzare il temp, la cartella temp, si utilizza direttamente il journal. Quindi andiamo qui. Utilizzo journal trace, vabbè, vi faccio anche vedere da il journal, diciamo, normale come si fa. Speriamo di avere già la. Ok, perfetto. Cioè, dal vecchio test la stringa salvata. Se vado. Anzi, facciamo che metto come output direttamente qui. Se vado per l'appunto controllare il genativhook, vedo che il genativhook dal CMD, utilizzando il journal, mi va a dire per l'appunto che è stato creato alle 13.12.2023 del 17.04. Questo, ripeto, è il flag precedente. Il nostro flag invece è questo qui, ovvero che il genativhook .dll è stato creato il 13/12/2023 alle 17.05.46. Ora, per un semplice discorso di bellezza, utilizzerò il tool per farvi vedere, diciamo, sta roba, perché è semplicemente messo meglio, nel senso più ordinato. Allora, vi stavo dicendo, genativhook è stato per l'appunto creato alle 17.05.46. Qui ci sono delle, diciamo, piccole modifiche precedenti. Queste in realtà non sono veritiere, dovrebbero essere messe dopo la creazione del file. Vengono messe prima perché il tool, in questo caso Journal Trace, però anche gli altri, tipo quello di Echo, non sono capaci, dato che tutto avviene in millisecondi, di mettere in ordine giusto cronologicamente i vari eventi. Però non a noi non ci interessa, in questo caso ci interessa semplicemente vedere che il file genativhook è stato creato e successivamente addirittura, come diciamo, plus, è stato eliminato da parte del player. Ora vi faccio vedere semplicemente quelli relativi alla nostra, diciamo, ultimo test. Vedete che il file è stato creato, il file è stato file create close, di questi non vi dovete preoccupare, data extended, data transaction, vabbè, qui semplicemente, diciamo, questi log si riferiscono al fatto che all'interno del file sono stati aggiunti dei vari dati e successivamente il file è stato eliminato. Secondo metodo, si utilizza System Informer o Processhacker, utilizzate quello che volete, per andare a filtrare il DCOM Launcher. Andiamo a prendere quello in questo caso con i Most Private Bytes, Strings for Image Mapped e
no, vabbè, non ho cliccato map, non importa. Andiamo a filtrare per punto jar. E come vedete qui, ci uscirà che il nella cartella, nella directory user Alessandro desktop, il 7clicker è stato eseguito. Se vedete questi risultati qua sopra, è perché durante un test precedente che ho fatto sempre, diciamo, in questa sessione di Windows, nel senso dopo aver avviato il computer, ho eseguito un Java jar tramite, per appunto, CMD, perché si esegue da lì, e ho avviato il CMD, il cheat. Quello che vedete per appunto a schermo è la detection da parte per appunto di questo metodo del Java jar. Il Java jar, come diciamo vi specifico fin dall'inizio, viene detectato da tutti e tre i metodi che vi faccio vedere oggi. Comunque, questo qui è la detection specifica del cheat che abbiamo utilizzato noi ora, e è una detection ovviamente più che valida. Terzo metodo, tramite winprefetchView. Andiamo ad aprire winprefetchView e anche se il file 7clicker, anche qui vedete tutto pulito perché ho eliminato le tracce, le tracce precedenti, anche se non viene loggato il file .pf relativo al 7clicker, questo perché non è un .exe ma è un .jar, noi andando ad usufruire di il processo che ha di fatto aperto in realtà il clicker di per sé, ovvero il processo del Javav, andiamo a vedere che il 7clicker è stato aperto. Cosa dico per processo, diciamo, che è responsabile in questo caso di aprire il 7clicker? Semplicemente se io apro il 7clicker, il processo del Javav viene aperto, come potete vedere qua. Eccolo qua, viene aperto. Una volta che chiudo il 7clicker, invece, chiudo System Informer, sono idiota. Una volta che andate a chiudere il Javav, il 7clicker, stavo dicendo, scusatemi, vi si chiuderà anche il processo del Javav. Quindi, questo è il terzo metodo, molto semplice. Andate su winprefetch, andate a cercare il javav.exe, se qui c'è, per appunto, in questo caso, il clicker, 7clicker, ovviamente potrebbe essere anche rinominato, quello che dovete fare voi è semplicemente andarlo a trovare, nel senso prendete la full path e ve lo andate a trovare nella cartella, in questo caso la cartella desktop, eccolo qua. Potete molto semplicemente andare a detectare con il terzo metodo il cheat. E nulla, questo è quanto, spero che il video vi sia stato utile. Questi tre, come ho detto, sono i metodi più, secondo me, basilari e importanti comunque da conoscere, perché vi chiederanno. E nulla, spero che per l'appunto da adesso in poi sarete capaci di detectare queste tipologie di cheat.